La goletta verde di Legambiente riprende il suo viaggio in mare per monitorare la qualità delle acque italiane. In questi giorni è in Puglia. Allora ci aggiorna da Bari il nostro inviato Matteo Parlato. Eccoci di nuovo in collegamento, anzi in navigazione dalla Goletta Verde. Vi presento la professoressa Cristina Fossi dell'Università di Siena. Allora, l'Università di Siena e Legambiente insieme a fare cosa? A combattere le plastiche in mare. Questo è un progetto che stiamo condividendo appunto con Legambiente da circa 2 anni, con la possibilità di mettere insieme competenze diverse dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista della disseminazione, per dare un messaggio molto chiaro della riduzione di questo flagello che sta impattando il Mediterraneo. Ecco, noi prima siamo stati fortunati, abbiamo incontrato un gruppo di delfini. Per esempio, la plastica che effetto può avere su questi animali? Può avere degli effetti molto negativi sia dal punto di vista delle macroplastiche, cioè grossi frammenti di plastica che creano un effetto fisico di danneggiamento all'interno dell'organismo, dai delfini alle tartarughe, ma anche le microplastiche che possono trasportare elevatissimi livelli di inquinanti che alterano addirittura le capacità, ad esempio, riproduttive di alcuni organismi. Una domanda, una risposta sintetica se è possibile, ma non c'è il rischio che poi alla fine questa plastica arrivi nel nostro piatto? Certo, allora questo rischio esiste, è una domanda alla quale ancora non possiamo dare una risposta definitiva, ma i ricercatori a livello mondiale stanno lavorando su questo tema e l'evidenza qual è? Che sicuramente sia le macro che le microplastiche possono essere ingerite dagli organismi che noi a sua volta mangiamo e queste plastiche possono rappresentare un carrier delle inquinanti che a sua volta genereranno effetti negativi su anche il consumatore finale, può essere l'uomo.